prova ad attaccare con la virata nel cuore dell'area, poi torna da Lamb, ancora la ricezione per Barnell, c'è spazio per Perkins, di forza il mancino va a realizzare con il fallo, sarà Bowman in punta, la ricezione poi per l'attacco di Baye che lascia sul posto di Uff e va a inchiodare Jordan Baye e arriva il canestro del meno 2, 8:25 da giocare, il pallone per Singlin, ancora l'intercetto di Reed, il contropiede di Marquis Reed che alza la parabola. Poi di nuovo Reed in punta, il roll di Perkins non servito, ancora Marquis Reed attacca fino in fondo con il fallo. Fuori misura e non di poco il tiro di Jeremy Singlin, vedremo se Brindisi riuscirà a fare un'altra grande rimonta nell'ultimo quarto. Marquis Reed 8-0, momento del fallo sistematico secondo la squadra reggiana e va a schiacciare Jordan Baye. Prende la layup di Kai Bowman e schiaccia.